Il campanile è uno di quelli distrutti dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. È il campanile di Santa Maria Nuova, una delle chiese marchigiane più visitate dai turisti per le opere pittoriche che conserva. La Visitazione di Giovanni Santi, padre di Raffaello, l'Annunciazione del Perugino e la stessa predella d'altare a lui attribuita, ma nella quale, nel primo e nell'ultimo quadro, si nota l'inconfondibile mano, dicono i critici, di Raffaello, che era allievo di bottega del Perugino proprio nel tempo della sua realizzazione, e per non parlare del magnifico coro ligneo intarsiato di scuola senese del 400. Il campanile distrutto invece era del 600 e dal suo interno vi erano delle splendide campane che nel crollo però non andarono distrutte e sono state ricollocate nell'attuale campanile ricostruito poi, ma che ultimamente erano rimaste silenti, ma che grazie ad un recente restauro sono tornate a far sentire il loro magnifico suono. È una grande gioia che suonino le campane, perché le campane sono la vita, sono l'esuperanza della gioia, quindi una manifestazione di gioia e un invito a partecipare alle celebrazioni nella chiesa. Un restauro che vi coglie praticamente molto contenti e gioiosi. Sì, perché le campane erano silenti, non parlavano, e quando le campane non parlano, la chiesa non parla. Ora, i frati minori che vi si trasferirono nel 1500 con il loro convento e che azionavano a mano le campane, oggi invece possono contare sull'elettronica per programmare il suono cadenzato, abbandonando anche l'obsoleto pannello meccanico, e le lunghe catene arrugginite sono state sostituite ed il guano dei volatili rimosso. Ma il suono delle campane però è rimasto inalterato, vibrante e limpido, lo stesso di quando furono installate per la prima volta.